Allora, primo torneo Christmas Edition, tutto dedicato all'interno della palestra comunale, il Centro Polisportivo Ramacca 1985. Abbiamo il piacere e l'onore di avere qui l'assessore Paglia. Due paroline prima di iniziare questa gran finale. Sì, buonasera a tutti, tutti che ci ascoltano da fuori, da Ramacca. Un saluto a tutti voi. Qua, come vedete, grazie a Francesco e a Riccardo Limero ti dà questa opportunità sempre di far vedere cose nuove. Oggi parliamo di sport, a cui la diera che mi compete, mi appartiene, e oggi siamo qua con un grande, Samuele Costanzo, rappresentante del Centro Polisportivo a Ramacca, a cui oggi gestisce un campetto qui in Via La Libertà e a sua volta da maggio ancora lavora per la gestione della palestra comunale. Come sapete voi, o magari qualcuno non sa, che la palestra comunale, questa amministrazione aveva tanto interesse, tanto indirizzo di poter dare lo sport a Ramacca. Era l'unico passaggio che dovevamo fare, obbligatorio. Il sindaco Pippo Limoli l'ha voluto, io personalmente grazie anche ai colleghi, e oggi abbiamo dato noi in mano la palestra al centro polisportivo rappresentato qui presente da Samuele Costanzo. La cosa che è bello, si parla del primo torneo di pallavolo, ma qua la gestione mi pare che già sia movimentata per fare anche calcetto a 5 interno, perché è proprio d'inferno, loro già gestiscono quei campetti. Però noi crediamo che la vita politica amministrativa di Ramacca vuole dare un segnale più forte per parlare di sport. Poi ne parliamo anche per il campo sportivo, che è già arrivato il decreto, tutto quanto dalla FIGC e il CONI, e noi cresciamo, crediamo nello sport, il futuro dei nostri giovani. E io personalmente, con l'amministrazione e Pippo Limoli, ringrazio a tutti voi e questo capolavoro che oggi ci ha donato Dio Onnipotente oggi a Ramacca, Samuele Costanzo. Grazie a te Francesco, grazie a Riccardo e grazie, auguri del primo torneo qui in palestra comunale a Ramacca. Grazie, ciao. E appena noi ci giriamo vediamo quello che è il piacere e il divertimento di tutti i ragazzi che si stanno riscaldando prima di questa gran finale. Sta arrivando anche tanta gente. Due parole ovviamente, Samuele, perché ha organizzato un torneo che inizialmente magari tanti non ci credevano, perché è uno sport che è passato tanto tempo, anzi qualche annetto, però due paroline vanno spese e poi ti concentrerai ad arbitrare questa finale. No, intanto grazie all'assessore Paglia per le belle parole che ci ha rivolto a me personalmente, all'associazione che è mia con mio padre. Noi abbiamo avuto il piacere di partecipare al bando tanto tempo fa, 6 mesi fa, di vincere la gestione del palazzetto, la palestra comunale. La prima cosa era fare altri sport a Ramacca, non solo calcio. Oggi a Ramacca mandiamo di un circolo di pallavolo, scherma, calcio a 5, calcio a 11, e sicuramente non ci fermeremo a questo. Oggi la cosa bella è avere qui dentro questo palazzetto, che era chiuso da tantissimi anni, e noi ci dobbiamo ricordare Ramacca che aveva la pallavolo ad alti livelli. Oggi ci ritroviamo a partecipare, hanno partecipato in questo torneo circa 70 atleti, quindi vuol dire che Ramacca ama lo sport e ha bisogno di sport. Noi abbiamo il piacere di essere i promotori per questa cosa. Abbiamo un'amministrazione che punta allo sport, alla crescita dello sport, e questo è importante, perché lo sport toglie tante situazioni brutte in un paese, quindi dobbiamo credere allo sport e ampliare lo sport in un paese. Assessore, prima di chiudere qualche altra battuta, visto il movimento che si sta si accingono in tanti all'interno di questo palazzetto, tante famiglie, tanti bambini, questo è il piacere di vedere una struttura che magari per tanti anni è stata chiusa e invece oggi ci ritroviamo tutti all'interno a goderci questo spettacolo. Sì, ma io credo che i genitori saranno più contenti di noi, perché vedere i propri figli, poi c'è l'età dell'adolescenza che si va ad esercitare lo sport, che è la vita sociale che ci accomuna, di poter dare un figlio lo sport che lo fa rassodare, fa star bene, salutario, non va in giro alla velletta comunale che fanno tante altre cose, che lo sport rigenera, lo sport ti dà vita. Grazie, con queste belle parole li concediamo. L'assessore, se vuole rimanere, è benvenuto. Mister, invece, in questo caso arbitro. Ovviamente, essendo già in diretta, diamo un attimino la cronostoria di quella che sarà la partita. Si sfideranno ovviamente i Play 24, 24 contro gli Asparagi. Saranno tutti all'interno della struttura tra pochissimi minuti. Abbiamo tra poco la lettura delle formazioni che scenderanno in campo. Intanto siamo qui ad assistere con serenità alla partita. Due paroline mentre siamo qui nel convento tecnico.
dire che le squadre si stanno riscaldando, nel frattempo arrivano anche tutte le famiglie a vedersi questo piacevole spettacolo. La pallavolo è uno sport completamente diverso dal calcio, però attira anche lì, perché è tanto tempo che non si vedevano tutte queste persone all'interno della struttura. Non le potete vedere perché ce l'abbiamo tutte alle spalle, vedete soltanto il campo e il terreno di gioco in questo caso. Intanto ringraziamo Riccardo Limoli per la regia tecnica Virtual Real TV, alla conduzione FT Launcher Redazione Online, a sostegno dello sport, Centro Polisportivo Ramacca 1985, che si sta cimentando non solo nella costruzione di sport completamente diversi, e quindi la pallavolo in questo caso, c'è la scherma, si sta lavorando anche per altri progetti futuri, ma nel frattempo vi diamo ovviamente in sovraimpressione le immagini di quelli che sono i momenti di riscaldamento, il pre-partita e il pre-gara. Rubiamo una battuta al mister prima di cominciare. Mister, ai microfoni, ti intercettiamo. Mister, ai microfoni. Guardiamo la telecamera, così abbiamo anche 2 minuti prima di questa finale. Cosa ti senti di dire? È stato un torneo dove tutti vi davano inizialmente per spacciati, quindi non vi volevano quasi in finale perché vi davano per scontati come squadra peggiore del torneo. Invece siete stati in semifinale bravissimi a ribaltare quello che è il pronostico. Vuoi dire 2 paroline prima di andare in campo? Certo, sì, io faccio i complimenti veramente ai miei ragazzi, perché era vero, sì, siamo partiti che erano sfavoriti, perché sono tutti ragazzi che fanno la pallavolo solo a livello scolastico e quindi si sono adattati benissimo, per loro è la loro prima esperienza e si sono comportati veramente bene. Siamo la sorpresa e speriamo di essere la squadra vincitrice a questo punto. Ci vediamo allora dopo la partita e vediamo di o alzare il trofeo o di prenderci il secondo posto. Vale. In bocca al lupo! Mister ci dà 5 minuti come tempistica prima di iniziare questa partita, siamo quasi addirittura d'arrivo. Minuti finali del riscaldamento tra le due squadre, i Play 24 e gli Asparagi. Non c'è nessun favorito perché, essendo la finale, siamo entrambi le squadre sono favorite o accreditate per quella che sarà la vittoria di questo trofeo. Christmas Edition, versione Centro Polisportivo 1985, all'interno della struttura e della palestra comunale di Ramacca.
Abbiamo un po' di minuti per interagire con chi ci sta scrivendo da casa qui nella pagina Facebook in sovraimpressione Centro Polisportivo Ramacca 1985. Salutiamo ovviamente Tony Pesce, bella serata di sport, e anche Tony rimane sintonizzato perché la serata sta per iniziare. Luigi Bondorno, un saluto a Calogero, il CR7 della pallavolo, e nel frattempo si stanno collegando in tantissimi. Luigi rimane sintonizzato, grazie, buona diretta, assolutamente sì. Vi diamo lettura invece delle formazioni che scenderanno in campo, in questo caso i play 24, Antonino Corsaro, Mattia Marraro, Carmelo Giudice, Vito Rizzo, Salvatore Laspina, grande mister in campo, Alessia Omeri, Giada Margarone, Lizio Cetti, no, avevo qui scritta un'altra persona ma non la vedo, gli Asparagi invece, Cristaldi Calogero, Terranova Domenico, Occhipinti Rosario, Sant'Agati Vincenzo, Verde Anna, Battiato Valentina, Cataldo Doris. Ragazzi, buona partita e buona finale, questa prima edition Christmas targata Centro Polisportivo Ramacca 1985, che vinca il migliore.
Ultimi dettagli prima di iniziare questa partita. L'arbitro sta cercando di fare ricognizione, cerca di mettere d'accordo tutti quanti. Iniziano a disporsi in campo. Alla battuta vediamo subito il CR7, come descritto qui, primo punto per la squadra degli Asparagi. Cristaldi di nuovo alla battuta. Mister chiama la palla. Fallo fischiato dal mister, in questo caso 2-0, gli Asparagi 2 e i play 24-0. Ancora la battuta Cristaldi, riceve il rizzo, alza, va fuori, 3-0, risultato live. Sempre Cristaldi alla battuta. Vediamo se 4-0. Come vedi questo inizio di partita? Troppo gli Asparagi troppo forti o i play troppo scarsi? Ancora iniziato adesso, è tutto da vedere, lasciamoli giocare. Quindi 4-1, risultato parziale alla battuta per i play 24. Regina, fatemo ci inquadra dalle immagini. 5-1 al parziale del primo set. Ehi, Rizzo che ci ha stupito con questo colpo basso. 5-2 il parziale. Pallizio alla battuta. Con il colpo di Terranova 6-2. Cristaldi. Ancora Terranova con questa schiacciata terrificante, si portano sul 7-2. Sembra inizialmente non esserci partita, vediamo se i ragazzi si sveglieranno. Ehi, volo plateale, ma non è riuscito a salvare la palla, 7-3. Varrizzo invece alla battuta. Palla direttamente fuori. In questo momento Valentina Battiato invece la battuta e palla direttamente sulla rete per un risultato parziale relativamente 8-4. Sembra più beach volley che pallavolo, perché in questo momento non riescono a fare più di un paio di passaggi. E ancora la battuta da Terranova. Risultato parziale, vediamo se l'arbitro lo concede questo 11-4. E con questo invece 12-4 il risultato parziale. Inizialmente eravamo titubanti sul fatto che non ci fosse partita. Invece in questo momento il risultato parziale 12-4, cosa dici? Sono nettamente più forti, si vede, e stanno meritando di vincere.
Vediamo se invece il mister La Spina poi dopo entra in campo magari per risollevare le sorti di questa partita o cercare di recuperarla. Sembrano più organizzati gli asparagi, il nome è tutto dire. Risultato parziale 13-4 per gli asparagi. Corsaro alla battuta, vediamo se alza, no. Punto ancora una volta, sempre Cristaldi. Vediamo. Ancora un altro punto, sempre per gli asparagi, 15-5. Tempo da casa Michele Calanducci ci scrive che vinca il migliore, ovvero Cristiano Cristaldi. Ci sta, ci sta. Sta giocando bene lui come tutta la squadra in questo momento. Il risultato parziale ricordiamo 15-6. Il primo set. Vediamo Valentina, alza, palla vicina alla rete. Palla ancora nuovamente in campo, vediamo. E il punto per i play 24 che si portano sul 15-7 come parziale. Bel punto, veramente bel punto questo. Rizzo ha stupito. Ancora Cristaldi schiaccia e porta a casa il punto del 16-8 e va lui alla battuta, quindi c'è da stare attenti soprattutto per la squadra avversaria. Palla ripresa nuovamente, la alza Valentina che schiaccia, Corsaro che la riprende, Lizio e palla che va direttamente fuori. Di risultato 17-8. E la battuta sempre Cristaldi. Proviamo a vedere se riescono i ragazzi a riprendere la partita. Il mister La Spina ancora in banchina e non vuole entrare. Schiaccia. Sembra la palla essere fuori, quindi ancora una volta 18-8. Il primo set si è delineato quasi. Ancora Cristaldi alla battuta. Palla riceve Rizzo, schiaccia, palla fuori. 19-8. Penso che ci sia in questo momento poco da aggiungere. La partita si commenta quasi da sola. Palla direttamente dall'altra parte della palestra comunale, uscita fuori e stava salendo verso la strada alberata. Terranova schiaccia dalla seconda linea e palla nuovamente alla squadra avversaria che si porta sul 10-19. Palla fuori. 20-10. Andiamo Carmelo e fa punto Carmelo Giudice.
Nel frattempo vi leggiamo qualche commento che arriva direttamente da casa. Dite a Calogero di attaccare e non limitarsi solo ai pallonetti. Non lo possiamo dire perché lui non ci può sentire, nel frattempo gioca. E invece Michele Calanducci, fuori campo, rugby o baseball? Ancora Valentina che schiaccia e porta un altro punto. Il set è quasi completato, 22-11, mancano solo 3 punti per decretare il primo set in favore in questo caso degli asparagi. I play 24 ancora attendono l'ingresso del mister, che penso che non voglia giocare a questo punto. Il primo tempo magari sarà, il primo set sarà strategico. Ogni tanto qualcuno tendenzialmente scivola. Corsaro e palla direttamente fuori, spedita 24-11. Ultimo punto per la squadra degli asparagi. Corsaro, palla direttamente sulla rete, finisce il primo set. Asparagi 25 e i play 24, 11 punti. Sembra che nel frattempo il mister ha deciso di scendere in campo per salvare i ragazzi dei play 24. Il primo set è stato decretato senza... Vogliamo Turi la spina in campo, non abbiamo pagato il biglietto per vedere i play surclassati dagli avversari. Va bene, e infatti è entrato, avrà ascoltato il tuo suggerimento o forse era strategico. Vediamo di vedere ora un secondo set magari più avvincente, dove vedremo il professore esprimersi. Sta dando già le prime dritte e nel frattempo inizia il secondo set. Inizia il secondo set. Un punto ancora una volta per gli asparagi 1 e i play 24 0. Grande Cristaldi. Asparagi 2, i play 24-0. Giuseppe Sottosanti, forza la spina. E i play 24 va sul punteggio parziale di 1-2. Vediamo se riescono a recuperare. Ancora una volta Cristaldi determinante. Occhibindi Rosario alla battuta.
palla direttamente sulla rete, quindi i play 24-2 e gli asparagi 3. Salvatore La Spina invece l'ha battuta e palla direttamente dall'altra parte del campo. Risultato parziale, i play 3, gli asparagi 4. Vediamo se credono un attimino nel recupero anche loro. Nuovamente punto di Cristaldi, che un po' con quella finta ha disorientato completamente l'avversario. L'ha battuta nuovamente lui. Ah, avevano letto la palla fuori, invece punteggio parziale 6-3. Sotto rete è arrivata la beffa sempre, gli asparagi 7, i play 24-3. Hanno recuperato una palla impossibile, aggiungerei. Bravi, si portano sul 4-7. La battuta Corsaro, balza, occhi vinti, palla direttamente in rete, quindi 5-7. Si stanno risvegliando, i play 24 col professore in campo è tutta un'altra cosa. Ah, peccato. Risultato parziale sempre 6, i play 24, 8 gli asparagi. Sta sembrando un po' un errore dalla battuta, un errore da una parte e un errore dall'altra, un errore da una parte e un errore dall'altra. Valentina, gran punto. Questo secondo set sembra leggermente più combattuto. Alza nuovamente Cristaldi e punto nuovamente per la squadra degli asparagi. Il monologo è sempre lo stesso: Chibindi che alza e Cristaldi che schiaccia. La maledetta di Cristaldi. Forza La Spina! Nella regia incoraggiano. Occhi pinti, Cristaldi e palla questa volta all'interno della loro metà campo, quindi punteggio per i play 24 che si portano sul 9-11. Quam la battuta, nuovamente sempre Cristaldi e punto. Monologo gli asparagi che continuano costantemente a regalare punti con la loro punta di diamante. Ecco
Corsaro che ha scagliato veramente questa volta un gran destro. E si sono risvegliati, si portano sul 10 al a 12 e il professor va nuovamente alla battuta. Vediamo Salvatore alla spina se ci regala un punto direttamente. Palla respinta. Cristaldi nuovamente e palla e finisce sulla metà campo avversaria 13 a 10. Bella partita sta qua. Luigi Bondorno e Asparici. Corsaro, palla sempre sulla rete. Risultato parziale 14 a 10. Siamo Cetti alla battuta. Nuovamente bomba di Cristaldi e punto alla squadra degli Asparagi. Meglio Carmelo, meglio. Riccardo, ci puoi dare anche tu qualche suggerimento? Cosa stai vedendo? Che partita stai vedendo? Mi sembra molto più equilibrato questo secondo set, anche se comunque pare che sia un errore di qui e un errore di là. Però io in questo momento sono per i play 24, dai, incoraggiamoli sti ragazzi. E allora sotto l'incoraggiamento di Riccardo i play 24, vediamo se riescono a recuperare questo set. Comunque hanno giocato una grandissima semifinale, ora in questo momento sono un po' più inceppati rispetto alla partita che abbiamo visto qualche giorno addietro. Nuovamente non riesce, è il 17° punto per gli Asparagi. Luigi, a fine set, se potete chiamare Calogero vicino alla telecamera. Ci proviamo. Continua 13 a 17. Alla battuta nuovamente Corsaro. Dai, stanno recuperando. Il tuo incoraggiamento è servito. Forza la spina! Forza Martuscello! Troppo incoraggiamento c'è stato. Risultato parziale 14 a 18, secondo set, il primo è stato vinto dagli Asparagi. Corsaro troppo nervoso, lo stiamo vedendo. Questa è una bellissima azione, vediamo chi la conclude. Sant'Agati. No, peccato, peccato. Stavano per recuperare e si sono riportati invece sul punteggio parziale di 20 a 14. Presidente, come si sono venduti la partita? Si stanno impegnando, però ci sono anche gli avversari. E poi sono stati bravi in semifinale a portarsi a casa questo punteggio per arrivare oggi qui. Dobbiamo dire che c'è anche un po' di sfortuna perché i ragazzi ci stanno provando, ma non sta riuscendo quasi nulla. Calogero, top player, non c'è dubbio.
almeno in questa finale e in tutte le partite ha dimostrato di essere tra i migliori. La battuta a Sant'Agati, Cetti la riprende, il professore la alza. Oh, c'è stata assolutamente invasione e quindi punteggio sempre per gli asparagi. Il tennis obiettivamente è un altro sport difficile, quindi se la palla a volo è complicata, il tennis forse ancora di più. Ah, stamattina c'è stato un flusso anomalo di scommesse sugli asparagi. Ah, e questo sei tu più la parte tecnica. ...24-16... quindi ultimo punto per chiudere il set. Oh, bravo il professore, ma anche questa non è andata. Oh, questo va premiato perché sembra una mezza rovesciata e va premiato. Occhipinti ha fatto un colpo balistico da calcio, invece stiamo giocando a pallavolo, ma anche se le ultime normative prevedono anche il piede. Questa è disponibile negli highlights, sicuro. Nel frattempo si avvicina Samuele Costanzo, qui in regia ai nostri microfoni. Ci dicono che dal calcio scommesse stamattina c'è stato un flusso anomale e i Play 24 si sono venduti la partita, dicono. Calogero. L'importante è non ricominciare. Andiamo in diretta live e andiamo a prendere il CR7. Vediamo Calogero. A te stiamo cercando. Siamo in diretta Facebook 2-7-0. Tutti dicono che sei il CR7 di questa pallavolo. Esprimiti prima di chiudere questa partita, visto che siete in procinto di portarvi questo torneo. Sì, mi sento effettivamente il CR7 della situazione. Giocatori più forti di me non ne ho visti finora calpestare questo campo. No, seriamente, ho fatto di tutto. Casa, non è vero perché non ho un giocatore qualsiasi. Cioè, ci sono molte persone più forti di me, anche a Ramanca stessa. Va bene, ci sta. Però sono un buon giocatore, almeno credo. E quindi cosa ti senti di dire ai tuoi compagni? Ci siamo? No, sono felice che siamo arrivati fino in finale. Spero di continuare questa partita così, come iniziamo. Quindi alziamo la coppa insieme tra poco, dai. Speriamo. Vediamo di chiudere allora il match. Ah? Che volevi dire? A Vincenzo? Dai, andiamo. Vincenzo verso la telecamera. Cosa ti senti di dire? Siamo contenti, intanto che il torneo è riuscito perché era già inaspettato a prescindere. Questo è un input per rilanciare la pallavolo e la passione che avevamo prima, che c'era prima a Ramacca. Sono contento che abbiano partecipato tante persone e spero che si siano divertite. Grazie. Questa è Vincenzo, la cosa più importante. Assolutamente sì. Andiamo dall'altra parte perché anche se il set siamo sul 2-0 dobbiamo andare anche dall'altra parte, professore, anche se c'è un po' di fermento. Siamo in diretta Facebook, sì, quindi possiamo dire anche due parole. Cosa stiamo dicendo qui dietro le quinte? Perché è importante svelare la strategia per questa partita. Stiamo cercando di incitare i ragazzi. È la loro prima finale, quindi ovviamente sono molto tesi e non riescono a sfogare il loro la loro rabbia. Allora ti faccio una domanda io, visto che siamo stati in diretta per tutti e due i set. Come mai la scelta di iniziare dalla panchina? E la scelta era perché ancora mi sentivo stanco dall'ultima partita che abbiamo fatto due giorni fa. Ovviamente ora non è più come una volta e quindi i tempi di recupero sono più lenti. Più lenti e quindi ho preferito far iniziare i ragazzi, anche perché è giusto che è la loro finale e io gioco il giusto. Ti ho visto saltare, occhio al ginocchio, non saltare più. Vito, una battuta vuoi dire?
cosa vuoi dire? Forza Melo! Forza Melo! Non mi sta saltando! Se l'è venduta quindi chi? La spina? Ah, siamo qui a tutti e tutti i commenti che ci siamo persi. Aspetta un attimo, partiamo un attimino. Intanto è iniziato il terzo set. C'è il reset Calogero, umilissimo, ma è italiano. C'è il reset, un commento dalla spina. Possiamo riprendere quindi in diretta questo terzo set. Mi sembra che siamo sull'1-1, il risultato parziale 2-7-0 per gli asparagi. Grande Carmelo, ha fatto un intervento nel frattempo che stava per cadere e ha recuperato sfruttando la sua altezza, facendo un muro e portando un punto a casa. Quindi i play 2, gli asparagi 2. Peccato Cetti, avevano la palla per passare in vantaggio. Professore ha dato la carica durante questo set ai suoi ragazzi che per la prima volta stanno facendo la finale. Una partita che si sta animando. Peccato che i ragazzi si sono svegliati leggermente in ritardo dopo i 2-7-0. A Carmelo Giudice la battuta. Terranova, Valentina Battiato e nuovamente... Oh, palla recuperata in extremis, direi. Carmelo è stato colpito più dalla palla o lui che cercava di togliersi, non si è capito, però siamo sul risultato di 4-3 per gli asparagi. Doris alla battuta. Non mollano di un colpo gli asparagi, cercano di giocare sempre concentrati anche se stanno vincendo per 2-7-0. Grande recupero di Vito, un po' di titubanza tra Terranova, Battiato e Cristaldi e palla regalata. Asparagi significa qualità, ci dice Giuseppe Cristaldi. Questo terzo set è molto combattuto, 5-5. Passa in vantaggio i play 24 con il risultato parziale di 6-5. Grande punto di Valentina Battiato. Risultato parziale 7, gli asparagi, i play 24, 6. Leggiamo qui qualche commento invece che ci arriva il professor Raspina e Ibra della situazione, e quindi in questo caso come oggi evanescente.
per essere un critico alla Fabio Capello, secondo me i play ha un buon palleggio, ma sull'attacco lasciano la palla proprio sopra la loro testa e non riescono a schiacciare in modo decente. Questo Michele Calanducci invece, bravissimo Calogero, the best. Lucia Maria Grazia Cristaldi. Questo era più un colpo alla CR7, peccato che c'è il soffitto. Vediamo se recuperano questa palla. L'hanno recuperata e hanno fatto anche il punto, portandosi avanti per 9-7 nel terzo set i play 24. Giuseppe risponde: sei un critico alla Serse Cosmi. Nuovamente in vantaggio 10-7 i play 24, la carica del professore La Spina. Non mollano. E quindi ancora 11-7, si stanno veramente svegliando nel terzo set, i play 24 possono mettere sotto gli asparagi. Stesso epilogo. Va a Terranova e palla di nuovo nella rete. 12-7. Sembrano aver trovato l'amalgama giusta nel terzo set. Ci scrive Giuseppe Sottosanti: siamo dati a 120. Quota 120. Ah, erroraccio qui. Domani sera. Andiamo Carmelo. Reclamano. Mi sembra che la grinda è quella giusta. Mi sembra che hanno trovato la grinda quella giusta. Il professore ha messo a fine secondo set la marcia in più. Carmelo ha provato a sorprendere, mamma mia, brutta situazione per gli asparagi. I ragazzi dei play 24 si sono svegliati, si vede la potenza degli asparagi. Carmelo si sta uscendo dal cilindro, qualche giocata da fuori classe in questo caso, e ha sorpreso Cristaldi. I ragazzi incoraggiano Vito dopo l'errore alla battuta. Sempre 11-15. Punto ancora una volta per gli asparagi che si portano sul 12-15. Recupero di Sandacati importantissimo. Andiamo. Il recupero della squadra degli asparagi che si porta sul 13-15 e il secondo set parziale 2 asparagi i play 24-0-7. L'arbitro non ha dato il fallo. Vediamo.
ha decretato il punto invece per la squadra degli Asparagi, quindi fallo in linea. Hanno recuperato la partita, gli Asparagi sono portati sul 15-15 ed erano sotto. Dalla regia suggeriscono l'arbitro Venduto. Però questo terzo set non vuole terminare. Bravi entrambi le squadre, non vogliono mollare di un centimetro. Vediamo, giudice. Sì, ancora una volta punto. Sta cercando di far risalire la propria squadra a suon di punti. C'è stato uno scontro tra il professore e Vito, sembravano avversari, invece sono tutti e due della stessa squadra, però il punto va alla squadra avversaria. Alla battuta nuovamente Cristaldi Calogero. Professore risponde presente e prova in extremis a schiacciare. Troppo scontato. Colpo basso di Terranova e punteggio parziale 17-17 in questo terzo set avvincente. Salvatore Santoro, potresti dire a Calogero che chiude la partita? Non possiamo dirglielo in questo caso perché lo possiamo solo commentare, però ci sta. Vediamo se Valentina fa il punto. No? Grande Vito, che un po' ha giocato a calcio anche lui. E invece il risultato sempre sul 19-17. Alla battuta sempre Cristaldi. Quale porta dobbiamo chiudere che fa controluce? La porta dell'ingresso. A 18, vediamo se i play 24 riescono a ribaltare quantomeno questo terzo e lunghissimo set. 21-19 in questo caso, incitano anche dalla panchina, Occhi quindi incoraggia i propri compagni di squadra. E ancora una volta punto di Terranova che porta i loro a 22 contro i play 24 a 19. Mancano solo due punti a decretare la vittoria finale. Un pubblico come noi fa più scalpore della partita. Anche dopo le loro interviste clamorose, dillo, l'ho detto. Andiamo Valentina. E porta a casa il punto che decreta 24-20, quindi ultimo e finale. A questo punto direi in cassaforte. Fine della partita. Risultato finale
25 a 20. Non c'è stata mai partita. Commento 3-7-0. E Play 24 festeggiano anche dopo questa sconfitta bruciante. Prima di passare a quella che è la premiazione, arbitro della partita 3-7-0. Non c'è mai stata partita, gli asparagi sono stati più forti in lungo e largo rispetto a quello che era il valore dell'avversario, che in semifinale avevano fatto ben sperare. Invece in questa partita non c'è stata completamente partita. No, diciamo che la partita ha avuto un po' di equilibrio nel terzo set, dove magari qualcosina hanno mollato gli asparagi, però alla fine penso che la qualità degli asparagi è venuta fuori. E va bene, alla fine una, diciamo che la squadra dei i Play 24 erano arrivati ultimi nel girone, quindi arrivare in finale già secondo me hanno vinto il torneo. Questa battuta di Samuele non è proprio una battuta, perché nel frattempo loro erano felici di essere qui in finale e hanno dimostrato comunque nel terzo set di potersela giocare, ma era ormai troppo tardi. Sì, diciamo di sì, perché dovevano sperare perché gli asparagi un pochettino mollavano per dargli il set per poter sperare, però alla fine, come una grande squadra, come si dice, sono guardati in faccia e hanno chiuso i conti subito. Attendiamo quella che è la premiazione del torneo, il primo Christmas Edition Volley, torneo misto maschi e femmine, e cerchiamo anche di dare un senso al... Partiamo dal terzo posto, sì, sì, allora, per poi andare al secondo, sì, e alla fine premiamo... Premiamo due ringraziamenti per l'organizzazione. Quando dici tu... Ma chi? Puoi scegliere qualsiasi. Nel frattempo che tu cominci, io continuo a parlare con loro. Certo, ti devo dar tassare. È giusto, giusto. Guardiamola, Francesco. Guardiamola nelle camere nel frattempo. Vai, vai, vai. Vi ringrazio tutti, perché noi possiamo metterci le idee, però senza i partecipanti il torneo non poteva svolgersi. Questo è un appuntamento che speriamo che sia fisso, quindi ogni anno a Natale faremo questo torneo per stare insieme e smaltire il pallone. Vi anticipo che l'idea nostra è quella di poter fare un altro torneo a maggio e farlo in maniera molto più lunga, coinvolge anche squadre di fuori, e farlo incrementare quello che è stato questo torneo. Io vi ringrazio per la sportività, la lealtà che come avete affrontato questo torneo, anche perché è un torneo di Natale, però si sa bene che quando si gioca tutti vogliamo vincere, nessuno vuole perdere, ma è anche lo spirito della pallavolo, del calcio, qualsiasi altro sport. Io prima di iniziare la premiazione con le squadre devo dare due targhe ricordo, anche perché senza... Salutiamo chi sta seguendo la diretta da casa. No, non lo vediamo in questo caso.
Ah, ok, ok. Allora ringrazio io due persone in particolare che sono stati promotori di questo torneo. Uno è Calogero Cristaldi e l'altro è Domenico Scilletta, che comunque ci hanno dato una mano a organizzare. Quindi se si avvicinano qua. Ok, perfetto. Un pensiero. Nel frattempo che tu li ringrazi, noi continuiamo a parlare in diretta a Facebook. Un pensiero a te e uno a te. Avvicina. Okay. Questo è perché sguardo, loro, che è la loro idea. Sguarda la telecamera. Possiamo mettere solo in atto. Quindi vi ringrazio per l'idea e perché siete riusciti in poco tempo a coinvolgere tantissime persone, più di 70 partecipanti. Grazie mille. Vada, continua, continua. Come vedete sono tre coppe, sono diverse perché all'inizio dovevamo fare solo la finale primo e secondo posto, però poi abbiamo pensato di poter fare la finale terzo e quarto posto, quindi abbiamo preso un'altra coppa diversa, non c'è manco la targhetta che gli farò avere a giorni, quindi terzi classificati, vecchie glorie. C'è qualcuno delle vecchie glorie? Vincenzo Di Ramacca, vieni per favore, vieni a ritirare la coppa. E gli rubiamo anche una battuta. Allora, non c'è la targhetta perché non si voleva fare la finale, adesso la faccio avere, tranquillo, non ti preoccupare. Quindi, vecchia gloria riceve Vincenzo Di Ramacca il terzo premio, classificato. Una battuta, volevate arrivare in finale. Se c'era la possibilità, sì. Siamo in diretta Facebook, quindi lo possiamo dire. Ci accontentiamo intanto di questo terzo posto in attesa del torneo di maggio, giusto? Grazie. Grazie a te. Va bene così. La prossima. Vai. Va bene. Allora, secondo i classificati, la squadra di Play 24, capitanata dal professor Laspira. Considerate che questa squadra non ha vinto una partita di girone. In semifinale. Sono la semifinale. Quella è importante. Grande. Al professor Laspina ha parlato tutta la diretta Facebook, quindi va bene così. Va bene, sì. Dopo la premiazione passiamo un attimino a quelli che sono i vincitori. Va bene, okay. Vi tira il premio il professor Laspina, secondo i classificati. Ok, primi classificati. Il nome, voglio dire, potevano scegliere migliore, però va bene, sono gusti. Gli asparagi. Discutibile il nome, tantissimo. Assolutamente. CR7 dicono. CR7 della pallavolo. La domanda gliel'ho fatta prima, quindi CR7 della pallavolo, se è stato nominato da chi era in diretta Facebook, però se è stato tra i protagonisti e gli attori principali di queste partite. Un po' amatoriali, però c'è anche la parte tecnica che viene fuori e si è vista tantissimo. Sì, questo è vero e devo ringraziare il mio allenatore. Non so se sei andato, sei ancora qui. È nascosto. Rosario Fisichella, che mi ha dato molto. Perché come tutti si inizia magari quando uno è più scarso, poi giocando col tempo viene fuori quella che è la parte tecnica di ognuno di noi. Sì, confermo. Conferma. Cosa? Grazie, allora ragazzi, ci vediamo sicuramente a maggio per la prossima edizione, visto che siete deterrenti del titolo. Mi auguro che sia così. Grazie. Va bene, grazie a tutti. Buon proseguimento di serata e alla prossima, grazie ancora.